Salve a tutti, carissimi amici trevigiani. Questa è la nostra quarta e purtroppo ultima puntata sulla storia di Treviso. L'argomento di oggi sono le chiese. Treviso effettivamente è ricchissima di chiese e di conventi. Se guardate lo skyline della nostra città, esso è caratterizzato dai tantissimi campanili. Ma come mai così tante chiese a Treviso, sia consacrate sia sconsacrate? Perché la tradizione cristiana della nostra città ha radici molto profonde nella predicazione che è stata fatta da commercianti, da popolani, da soldati che dall'Oriente sono arrivati a Venezia e hanno diffuso questa nuova fede. La figura a metà fra leggenda e storia di San Prosdocimo è quella che ci aiuterà a capire un po' di più la fede trevigiana. Nel 50 d.C., questo discepolo di Pietro cominciò il suo proselitismo un po' in tutto il Veneto. A Treviso pare che la sua predicazione fosse stata più capillare e una delle cappelle del Duomo è proprio dedicata a San Prosdocimo. Addirittura dagli scavi iniziati nel 1980 pare che questa cappella fosse il primo originario nucleo del nostro santuario. Il Duomo è la struttura un po' più complessa assieme a quella di Santa Lucia e San Vito da narrare, proprio per la sovrapposizione architettonica. Da alcune ricostruzioni e ipotesi possiamo immaginare il Duomo nell'epoca medievale intorno al 1100 più o meno così. Questa è l'immagine che potete trovare nella meravigliosa guida di Netto, che è ormai la nostra Bibbia per la storia di Treviso, e riconoscete i due leoni, per esempio stilofori, qui portatori di colonne, che adesso sono posti ai lati delle gradinate. Il Duomo è stato rimaneggiato moltissime volte, soprattutto nel 400, quando è stato ampliato con una serie di archi nella facciata, e poi nel 1800 con l'assetto neoclassico che ben conosciamo. Treviso è stato sempre un fulcro religioso, da dopo la creazione del centro di Aquileia, i vescovi hanno preso sempre più potere e per quanto riguarda la città di Treviso possiamo ricordare come primo vescovo riconosciuto e scritto nei documenti Felice che nel 568 pare, secondo un po' la storia e la leggenda, salvato la nostra città dai Longobardi di Alboino. In realtà prima di Felice ci sono stati sicuramente altri vescovi. Di uno in particolare è rimasto anche il nome. Si tratta di Giocondo. Non sappiamo il cognome, non sappiamo nulla di lui, se non che provenisse da Treviso e che avesse partecipato a un'importante riunione avvenuta nel 421 a Venezia. I vescovi successivi hanno cambiato l'assetto della città, hanno contribuito alla creazione di poli religiosi molto importanti, hanno calamitato diversi ordini religiosi che poi si sono insediati nella nostra città, riutilizzando magari alcune zone che erano ormai rovinose, fatiscenti. Molti documenti attestano che i vescovi dell'epoca regalavano appezzamenti di terreni dove c'erano rovine romane, poteva essere le rovine del teatro, le rovine delle terme o dei quartieri suburbani. Questi primi conventi
erano numerosi perché, ricordiamolo, nella prima puntata abbiamo detto che Treviso era un importante centro commerciale. I rapporti fra Venezia e Treviso erano strettissimi, anche grazie alla navigabilità del fiume Sile. Quindi Treviso era una zona di passaggio, una zona di commercio e una zona di pellegrinaggio. Quindi, non essendoci gli alberghi, i monasteri una volta fungevano appunto da luoghi di accoglienza per i pellegrini e anche per i commercianti. Ne possiamo riconoscere tantissimi ancora adesso che non sono stati mantenuti più come istituti religiosi, ma sono stati trasformati in abitazioni e in centri culturali. Con una carrellata di immagini andremo a scoprire invece non solo le chiese che esistono e sono consacrate, ma anche quelle che sono scomparse definitivamente oppure sono state riutilizzate per altri scopi. Questo è avvenuto soprattutto dopo l'arrivo di Napoleone in Italia. Con la campagna d'Italia, nel 1797, il Trattato di Campoformio, Napoleone cede il Veneto e Venezia all'Austria e diffonde un po' la cultura illuminista che era contro la religione, quindi tantissime chiese fra il 1797 e il 1810 per editti napoleonici vengono sconsacrate e chiuse, alcune anche proprio maltrattate, come quella di San Francesco che viene trasformata in stalla per cavalli e ospizio per i soldati napoleonici. Andiamo adesso a vederli attraverso le immagini. A tra poco! Ecco, inizia da qui la nostra velocissima carrellata dalla rappresentazione di Santa Maria Maddalena, la cui chiesa è stata abbattuta per costruire le mura cinquecentesche. Questo bassorilievo che la rappresenta è conservato in Porta San Tommaso, che vedete anche in questa incisione, e nella stessa incisione vedete anche l'oratorio della Madonnetta demolito nel 1808 e la chiesa di San Tommaso dedicata a Tommaso Becket. Accanto la chiesa di Sant'Agostino e il collegio Somasco, che risale alla metà del 600 e che è stata anche la prima scuola pubblica per l'istruzione media. Qua accanto il convento di San Paolo con la sua chiesa, che risale al 1270 e che conservava al suo interno affreschi di Lorenzo Lotto, Paris Bordon, Giambattista Cimo, il Domenichino, Paolo Veronese e Jacopo da Ponte. La chiesa nel 1808 è stata demolita perché considerata rovinosa e invece il convento è stato adibito prima a ospedale militare e poi a distretto militare. La splendida chiesa di Santa Margherita, edificata attorno al 1230, conservava al suo interno delle opere veramente pregevoli che in parte sono state salvate. Famoso è il ciclo di affreschi di Tommaso da Modena, circa 100 metri quadrati di affreschi con le storie di Sant'Orsola e 200 figure. Qui vedete invece un interno sempre della cappella di Sant'Orsola in un acquerello di Girolamo Botter. Per fortuna alcuni di questi sono stati salvati. La chiesa che vedete in questa opera di Coghetto attorno alla metà del Settecento è ancora così, il ponte ovviamente è stato demolito e la chiesa è stata a lungo tempo usata come palestra. La chiesetta di San Marco invece era dedicata ai bombardieri e agli artiglieri accasermati al castello che vedete a sinistra. È stata costruita nel 1500, poi ricostruita nel 1670 e poi demolita definitivamente nel 1856. La chiesa di San Martino purtroppo è stata abbattuta dai bombardamenti del 7 aprile 44 e ne è rimasto in piedi solo il campanile. La chiesa del Gesù, che vedete adesso, invece è stata demolita nel 1913 per costruire l'istituto Riccati.
Era una bellissima chiesa cinquecentesca che poi è stata manomessa, chiusa al culto nel 1810, adibita a carcere, a caserma, sede dei pompieri. Ha avuto molteplici, insomma, riutilizzi. E anche al suo interno erano conservati affreschi del Fiumicelli, Lorenzo Leotto, Pozzo Serrato, Spineda e Paris Bordone, che per fortuna Girolamo Bottel ha ricopiato. Qui abbiamo la chiesa del Corpus Domini delle Cappuccine, che era seicentesca ed è stata appunto soppressa nel 1810. Qui la chiesa e il convento di Sant'Eonisto, che è stato istituto magistrale dopo il 1810, anche qui editto napoleonico, aveva fatto chiudere baracche e burattini. La chiesa di Sant'Eonisto era stata ristrutturata nel 700 su progetto di Giordano Riccati. Qui invece abbiamo la facciata di Sant'Eonisto, quindi un'altra visione, e si vede l'affresco di Jacopo Guarana. Del Duomo possiamo dire moltissimo, perché risultano appunto le prime strutture romane. Pare che sia stato edificato sopra le terme, infatti rimangono esempi di mosaici, ma anche nei muri portanti sono stati inglobati resti di lapidi romane, che appunto fanno capire che già sorgesse su un terreno appunto archeologico. E riporta anche i segni della terza guerra d'indipendenza, della prima e della seconda guerra mondiale, oltre che appunto dei romani. Il passaggio più importante è stato fatto appunto nel 400, nel 500, con tutto il nuovo impianto delle scale, degli archi ad ingresso, e rimaneggiamenti successivi fino al 700 riguardano anche gli edifici accanto. Qui si vede bene, molto staccata e delineata, la torre del Vescovado, che poi è stata un po' più catturata all'interno. La chiesetta di Sant'Agnese, in un acquerello di Antonio Carlini, era una chiesetta cinquecentesca che poi è stata rifatta nel 1600 ed era la quattordicesima cappella del Duomo, per quello è stata messa accanto appunto al Duomo stesso. Al suo interno bellissimi gli affreschi che potete vedere, ecco. La chiesa di San Lorenzo invece è in una immagine del 1862 di Dalla Libera. Quattro anni dopo la chiesetta è stata purtroppo abbattuta, quindi 1866, terza guerra d'indipendenza, per far spazio ad altri edifici, e adesso corrisponde all'attuale Cassa Marca. Ecco, la vedete da quest'altro lato. Qui c'è un piccolo ritorno al Duomo, era un'altra veduta, un errore, un'errata corrige che non può più essere corretta, ma vediamo, ecco, a sinistra del Duomo ricordiamo anche il Battistero, che è antico. San Nicolò invece inizia la carrellata delle chiese che ci sono ancora, sono visibili, non sono state perse, ma sono state rimaneggiate parecchio. San Nicolò risale appunto al 1250, è una delle chiese più importanti e maestose anche per la sua grandezza, assieme a San Francesco, che vedremo dopo, è stata ristrutturata molte volte, soprattutto da Quirico Turazza, che ne ha rifatto tutto il tetto. Gli affreschi all'interno sono quelli bellissimi di Tommaso da Modena, che ha affrescato anche il collegio vescovile accanto nel 1352. San Nicolò, ovviamente, anche qui ci vorrebbe un capitolo a parte, è stata parzialmente danneggiata durante i bombardamenti del 7 aprile 44. Qui invece vediamo la chiesa delle Orsoline, la facciata, ed è un edificio che adesso è stato adibito a uso privato, però ancora rimane la sua forma di chiesa. Qui abbiamo invece l'ex monastero delle Orsoline a Santa Maria Maddalena,
ecco, che si affaccia tuttora su Borgo Mazzini, che poi è diventata anche casa del lavoro. Qui abbiamo l'ex convento San Parisio, nel sottoportico, dove adesso c'è il mercato della frutta e della verdura. Qui invece possiamo vedere Sant'Andrea, che è una chiesa che risale al 1700 circa, e 1780, ed era l'architetto Giordano Riccati che l'aveva appunto fatta così, questa facciata. Qui abbiamo invece il chiostro di San Francesco. San Francesco è stata una chiesa molto maltrattata dalle truppe napoleoniche, che l'hanno trasformata nel loro ostello e hanno compromesso tutta la parte bassa degli affreschi, purtroppo. È una chiesa che contiene al suo interno due tombe importanti, quella di Pietro Alighieri, il figlio di Dante, e quella di Francesca Petrarca. La tomba di Pietro è stata portata qui perché prima era nella chiesa di Santa Margherita. Qui invece abbiamo San Gregorio, che è di cui rimane molto bella anche la forma del campanile, così snella e alta, che vedete nell'immagine in basso. Poi abbiamo San Leonardo, che è stata rimaneggiata solo per la parte esterna, vedete la trabeazione, ha assunto quella forma molto leggera e particolare settecentesca. Al suo interno pare siano conservate tre pallottole della terza guerra d'indipendenza. Qui abbiamo la piccolissima chiesetta dei Battuti, Santa Maria dei Battuti, all'interno dell'ospedale vecchio. Il gioiello, un altro gioiello della città, è Santa Maria Maggiore, che al suo interno conserva degli affreschi meravigliosi e degli affreschi anche quattrocenteschi, soprattutto una Madonna con bambino. E la facciata è stata distrutta per metà nel bombardamento del 15 marzo del 1945. Erroneamente spesso mettono nei siti l'immagine del bombardamento di questa chiesa fra quelle del 7 aprile, in realtà no. Qui abbiamo sempre la visione di Santa Maria Maggiore, vedete che il campanile una volta era molto più basso dell'attuale, arrivava quasi all'altezza del tetto, erano più o meno uguali. Qui abbiamo la chiesa di San Vito e Santa Lucia. Su queste strutture ci sarebbe tantissimo da dire, spero di farvi una lezione solo su queste due chiesette, perché sono molto particolari e hanno subito dei rimaneggiamenti incredibili, tanto che adesso sembra che Santa Lucia sia più antica di San Vito, in realtà la chiesa più antica è quella di San Vito. Qui vedete invece Santa Caterina, che è stata costruita sopra il Palazzo dei Caminesi nel 1318, poi nel 1346 i servi di Maria hanno costruito il convento. È importantissimi gli affreschi di Tommaso da Modena, e nel 1772 i frati hanno costruito e abbandonato poi il convento accanto, e adesso è diventata museo civico. Splendida la Cappella degli Innocenti, che si è conservata quasi perfettamente, tutta la navata principale conserva invece gli affreschi del ciclo di Sant'Orsola, che potete vedere qua. C'è anche un organo al suo interno molto bello, si fanno anche concerti. E qui invece avete San Gaetano, che è una chiesa del XIII secolo ed era sede dell'ospizio dei Cavalieri Templari. Adesso invece fa parte del Museo Salce. Finisce qui questa velocissima carrellata di chiese presenti, ecco, che vedete, vi ho riassunto qui, e che ovviamente richiedono un'analisi, una lezione per ciascuna. E qui invece l'elenco di tutte quelle che sono scomparse.
Tra poco vi mostrerò anche dove trovare tutti i dati che potranno. E ringraziandovi ancora per la vostra attenzione, vi consiglio l'acquisto di questi bellissimi testi che ci hanno aiutato a comprendere la storia delle chiese di Treviso. Questo è il complesso delle chiese di San Vito e Santa Lucia, si può acquistare nella sagrestia, appunto. È un testo estremamente completo che vi mostra tutte le fasi costruttive di queste due chiese uniche e speciali. Ricordo anche delle monografie, come quella di San Nicolò, che è la chiesa che amo di più assieme a San Francesco, per le opere meravigliose in essa contenute. Questo è di Morena Abiti, la guida di Netto, e poi, non mi stancherò mai di dirlo, questo libro fondamentale di Tony Basso e Andrea Cason, Treviso ritrovata. Ci sono piccolissime monografie sulle chiesette di Treviso che potete acquistare anche negli uffici del comune del turismo. Con questo io vi saluto, spero di vedervi dal vivo al più presto, finita l'emergenza Covid-19, un abbraccio e a prestissimo, arrivederci a tutti.